Bentornati per la rassegna stampa di Affari Miei, l'esperimento speciale che abbiamo introdotto qualche giorno fa, con cui proviamo a leggere un po' i quotidiani finanziari e commentare le principali notizie in maniera semplice per le persone che si interessano appunto di questi argomenti e anche per quelle persone che magari hanno cominciato a seguire da poco gli argomenti della finanza personale, degli investimenti e vogliono avere un quadro un po' più chiaro, ecco, anche della lettura dei quotidiani finanziari, che molto spesso c'erano modi di dire, situazioni e fatti che per chi non mastica, insomma, possono sembrare difficili da appunto comprendere. Oggi vorrei concentrare l'attenzione sulla lettura di un'intervista che mi è sembrata interessante appunto perché è un po' il parere di un gestore. Nello specifico, l'intervista è sull'edizione odierna del Sole 24 Ore Online. A parlare è Aditya Shivram, spero di averla pronunciata bene, di Fidelity International, che ovviamente Fidelity International è un noto gestore a livello internazionale, si occupa di gestione attraverso fondi comuni di investimento, fondi previdenziali, insomma, uno dei principali asset manager al mondo. E proveremo un po', come abbiamo fatto anche in altre occasioni, a leggere queste interviste e cercare di capire poi, nello specifico, in parole povere, cosa ci dicono gli insider, cioè cosa ci dicono le persone che sono all'interno, mettiamola così, del mazzo di carte, insomma, che giocano attivamente nel campo finanziario e cosa possiamo portare a casa noi come investitori privati da quello che leggiamo. E partiamo subito con la prima domanda, che era abbastanza ovvia, che riguarda i tassi di interesse, qui BOE e BCE, quindi non è sbagliato scrivere sul Sole 24 Ore. Gli chiedono ovviamente: Fed e BCE hanno fatto da apripista nel rialzo dei tassi di interesse, quali saranno le prossime mosse della BCE? La risposta ovviamente è legata al dilemma politico che sta affrontando la BCE. Perché? Perché la guerra in Ucraina, lo shock energetico sono tutti temi che potrebbero portare l'Europa in recessione e ovviamente l'inflazione già c'è, è già una cosa significativa. Quello che ci si sta chiedendo in questa fase, leggendo pure un po' diversi articoli, insomma, di persone che seguono i mercati quotidianamente, leggendo le interviste agli asset manager che sono frequenti, soprattutto sulla stampa finanziaria, è che cosa farà la Banca Centrale Europea rispetto all'innalzamento dei tassi. Perché? Perché prima del conflitto in Ucraina sembrava ovvio che questo sarebbe avvenuto, che sarebbe avvenuto nel corso dell'anno anche in maniera importante, perché venivamo comunque da 2 anni di whatever it takes 2.0, sia da parte della BCE che da parte della Fed. Ovviamente questo doveva anche servire un pochino per provare a frenare l'inflazione, che prima della guerra era un po' la preoccupazione più grande a cui andavano incontro tutti. L'opinione diffusa in questa fase, confermata anche da queste interviste, è che quantomeno si pensa che la Banca Centrale Europea possa aspettare l'evolversi della situazione, sia del conflitto, sia delle conseguenze economiche del conflitto, in particolare delle conseguenze che riguardano lo shock energetico e tutti i problemi che, insomma, potrebbe avere l'economia europea, per capire che fare, cioè se rimandare questo aumento che era atteso e quindi continuare con le proprie politiche accomodanti, che in parole povere vuol dire tanta liquidità in giro, inflazione probabilmente che continuerà a crescere a questo punto, ma soprattutto tassi del mercato obbligazionario bassi e tassi bassi anche quando ci si indebita sostanzialmente, oppure se questa, diciamo, politica, come ha già iniziato a fare la Fed, dovesse in qualche modo essere ridotta. Lo scopriremo, insomma, nelle prossime settimane. E un'altra domanda interessante riguarda appunto l'andamento del mercato. Viene chiesto: il mercato ha già scontato una prossima stretta nell'area euro? Che vuol dire? Vuol dire i, diciamo, cali che ha fatto registrare il mercato dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Quei cali che hanno riguardato soprattutto l'area euro sono in pratica già il giudizio definitivo del mercato, cioè il mercato ha già apprezzato quello che sta succedendo, oppure ci si potrebbe aspettare di peggio? Qui leggiamo un passaggio interessante, cioè che cosa ci dice l'intervistata? Che quei settori con multipli prezzo utile più elevati, come software e semiconduttori, sono scesi di più, mentre quelli più economici del mercato, come le assicurazioni, hanno sovraperformato. Spieghiamola bene per chi non conosce
diciamo, bene i mercati finanziari. Che cosa vuol dire questo? Ci sono una serie di criteri con cui vengono valutate le aziende. Uno di questi, sicuramente quello più famoso, è il rapporto price earning, o appunto prezzo utile, se vogliamo tradurlo in italiano. Di solito il price earning è alto quando in aziende che fanno parte del comparto, diciamo, growth, cioè che hanno grossa possibilità di crescita, o comunque in settori dove, diciamo, le cose vanno bene, i guadagni sono alti e ci sono prospettive comunque di continuare a crescere, perché sono settori all'avanguardia come il software, i semiconduttori, che in questo momento sono un po' diventati quasi l'oro della nostra economia. In questi casi qui, quando ovviamente le prospettive di business sono floride, sostanzialmente perché si prevede una crescita, anche il rapporto tra prezzo e utile è alto, cioè le azioni costano tanto, per metterle in questi termini, ma costano tanto perché si prevede che ci sarà appunto una crescita. Viceversa, quando ci sono settori più tradizionali, mettiamola così, si parla di appunto settori economici, in questo caso per definire quali, quelle aziende che si comprano con, diciamo, un prezzo più basso. L'assicurazione è un classico esempio. Perché? Perché nel campo delle assicurazioni, voglio dire, non è che c'è tanto da innovare, è tutto, diciamo, organizzato, è tutto prevedibile, è uno dei business più prevedibili in assoluto. Quindi, mediamente, il rapporto price earning è più basso perché il prezzo sostanzialmente che noi dobbiamo pagare per comprare un'azienda che tutto sommato avrà dei flussi prevedibili tende a essere più basso, perché appunto non è che si prevede che possa fare per 3 o per 10 o per 100, come magari può farlo una società che produce software o che si trova in un settore particolarmente, diciamo, avanzato da un punto di vista tecnologico. Ovviamente, che è successo? E questo succede quasi sempre, un po' quando c'è incertezza sui mercati, che queste, le aziende facenti parte di questi settori hanno retto di più, hanno retto meglio, perché fondamentalmente sono più, mettiamola così, antifragili, cioè hanno meno bisogno di crescere velocemente per stare in piedi, perché già stanno in piedi da sole, e magari spesso queste aziende si trovano anche in settori, come dire, che risentono un po' meno delle dinamiche dell'economia o diciamo, della geopolitica, se così possiamo dire. Un'altra domanda interessante, ovviamente, è la solita domanda che si fa ai gestori di capitali, che qual è un po' l'evoluzione che si prevede dei mercati. Ovviamente questa è una fase di preoccupazione, perché ovviamente si teme lo scenario della stagflazione, che sarebbe uno scenario dove l'economia va male e i prezzi aumentano, ma soprattutto si teme ovviamente che diciamo, le conseguenze del conflitto in Ucraina possano portare ovviamente a dei problemi all'economia europea. Quindi la solita domanda: cosa si pensa che succederà? Ovviamente quello che è probabile che possa succedere è che il mercato cresce, lo dice anche l'intervistato, quando c'è certezza, quando ci aspettiamo che, diciamo, il conflitto in qualche modo possa finire. Lo vediamo, chi segue i mercati tutti i giorni vede che praticamente le borse stanno andando un po' dove tira il vento, nel senso che quando sembra che ci si possa avvicinare ad un accordo, ci sia qualche segnale, diciamo, distensivo, anche minimo, le borse salgono. Quando invece sembra che si allontanino questi segnali distensivi, le borse scendono. Se poi vediamo, allarghiamo un po', diciamo, l'orizzonte temporale, vediamo che di fatto il mercato tende al negativo da un po' di settimane, ma non è crollato proprio perché c'è incertezza. Ecco, che è una situazione che non piace ovviamente agli investitori. Un'altra domanda, questa è interessante perché riguarda anche molto spesso noi investitori privati, no? Molti ci chiedono, anche a noi come Affari Miei, ma come gestiamo questa fase? Cosa dobbiamo fare nel momento in cui c'è volatilità, c'è incertezza, cioè quali sono le azioni da fare? Ovviamente anche in questo caso il gestore cosa ci dice? Ci dice che loro non è che stanno cambiando le cose più di tanto, infatti dicono rimaniamo concentrati su società che offrono flussi di utili resilienti, bilanci solidi e valutazioni ragionevoli. Quindi loro dicono: la nostra attenzione alla protezione dei ribassi e alla gestione del rischio è una caratteristica permanente. I criteri con cui scelgono sono rischio fondamentale, rischio finanziario e rischio di valutazione. Questo ci ha consentito ribassi inferiori rispetto al mercato su base storica, e dovrebbe rivelarsi vantaggioso se la volatilità dovesse continuare. Ecco, questa è un'altra cosa importante che riguarda anche noi investitori privati, perché noi investitori privati, tante volte, non io, ma insomma quello che vedo che fanno gli altri, tendiamo a
inseguire quelle aziende che hanno una prospettiva di crescita più alta, che di solito sono le aziende cosiddette growth, cioè quelle aziende che potrebbero crescere di più perché sono in settori innovativi, perché innovano sul piano tecnologico, eccetera. Il problema qual è? Che sono le aziende che poi soffrono di più quando le cose vanno male, perché di solito si trovano in settori che, voglio dire, sono più influenzati dalle dinamiche di breve termine, non sono in settori maturi dove uno deve comunque, diciamo, comprare e spendere in tanti casi, e sono settori che necessitano di grossi investimenti in termini di capitale all'inizio per poter funzionare. L'esempio classico di tutto questo che possiamo fare per chi mastica poco è quello di Amazon. Amazon per tanti anni ha rivestito esattamente questa categoria perché, diciamo, non ha prodotto utili. Ha avuto queste caratteristiche perché non ha prodotto utili, anzi necessitava di continui investimenti per crescere, 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 crescere. È chiaro che le società che si trovano in questa situazione, quando diciamo c'è incertezza, sono quelle che soffrono di più perché servono più soldi, però questi soldi costano se soprattutto aumentano i tassi e soprattutto c'è meno disponibilità a darglieli questi soldi da parte degli investitori se non si sa come vanno le cose. Di contro, se c'è, diciamo, una stabilità è più semplice per gli investitori dire ok, questa azienda esiste da 40 anni, ha affrontato tutte queste crisi, sopravviverà anche questa volta. Quello che molto spesso ci chiedono le persone è ma come dobbiamo gestire i soldi? Quali sono le azioni da fare in questo momento? In tanti casi magari non è che c'è molto da fare, cioè quello che bisogna fare prima è costruirsi una solida strategia di investimento, costruire un portafoglio ben bilanciato, pensato per sopravvivere un po' a tutte le stagioni e se si presentano delle occasioni ne approfittiamo. È chiaro che se abbiamo un portafoglio dove abbiamo allocato tutti i nostri soldi, che sta perdendo in maniera considerevole perché abbiamo comprato azioni a caso, abbiamo comprato ETF, fondi un po' a caso andando dietro alle mode, magari abbiamo inseguito tutte le mode che ci promettevano un ritorno elevato, adesso magari ci troviamo un portafoglio che fa su e giù velocemente ogni giorno, che presenta dei rossi importanti e quindi ci preoccupiamo. Ma la volatilità si gestisce prima, non si gestisce quando ci siamo dentro. Quando ci siamo dentro e se ci siamo dentro e ci rendiamo conto che certe cose non vanno bene, bisogna, diciamo, un attimino rivedere la strategia. Posto che sarebbe, cioè, posto che, voglio dire, quando i mercati vanno giù per tutti, nel senso che quando le cose vanno male sia i titoli, diciamo, value che i titoli grow, anche se con dimensioni, differenti sul piano quantitativo della variazione. Altra domanda, questa è interessante e chiudo, riguarda su quali settori conviene esporsi di più in questa fase e quali invece sono i settori da acquistare alla larga. E qui ci dice, sebbene l'energia e le materie prime abbiano recentemente registrato un forte rialzo sulla scia di forti aumenti dei prezzi, non siamo convinti della sostenibilità a lungo termine dei loro rendimenti. Rimaniamo ben diversificati da un punto di vista settoriale, con aziende stabili di alta qualità che operano una vasta gamma di settori. La nostra preferenza va ai finanziari. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che ovviamente quelli che si improvvisano un po' esperti di mercati finanziari della domenica, insomma, o che parlano, fanno vedere che hanno fatto operazioni speculative, eccetera. Che cosa fanno vedere in questa fase? Fanno vedere magari gli investimenti che hanno fatto in società energetiche o direttamente in materie prime, li agitano e dicono: guardate, abbiamo fatto il grosso investimento, l'aumento dei prezzi ci sta facendo aumentare il valore dei nostri investimenti, guardate come siamo bravi. Che ovviamente è un trend di breve termine, cioè se qualcuno specula nel breve termine perché fa questo per mestiere, è probabile che ovviamente stia facendo questo. Per l'investitore singolo è un po' più difficile questa cosa, perché? Perché l'investitore singolo, privato, retail, come viene chiamato nel mondo finanziario, è un investitore che durante il giorno fa un'altra attività, che non ha il tempo per mettersi H24 a vedere che sta succedendo, comprare, vendere e fare cose di questo tipo. E quando gli arriva l'informazione, tipo potrebbe arrivargli adesso, guarda che il prezzo del petrolio sta salendo, molte volte uno è già troppo tardi, due finisce per essere l'ultimo che arriva quando c'è la crescita, perché le materie prime sono cresciute molto in questa fase. Se uno compra adesso, magari compra quando è già troppo tardi. E poi soprattutto questo aumento in tanti casi può essere temporaneo, ce lo dice anche il gestore in questo caso, ci dice guardate che sebbene ci sia stato un forte rialzo, noi non pensiamo che a lungo termine i rendimenti siano sempre così elevati. Pensiamo all'esempio classico del petrolio, adesso c'è
Ovviamente l'aumento del prezzo del petrolio. Fino a pochi mesi fa stavamo parlando della transizione green, della green economy, della fine del petrolio, eccetera, eccetera. Che cosa è vero? È vera la crisi del petrolio di cui parlavamo qualche mese fa? Oppure è vera la, diciamo, l'aumento dei prezzi e l'indispensabilità del petrolio attuale? Probabilmente la verità sta nel mezzo. E se la verità sta nel mezzo, bisogna esporsi a tutti questi settori il minimo, senza inseguire il rendimento di breve termine, ma appunto puntando alla sostenibilità di lungo termine. Se lo fanno i gestori che hanno in gestione masse di miliardi, non vedo perché noi dovremmo comportarci diversamente. Questa è una cosa importante che in molte occasioni ho spiegato. Ah, un'ultima cosa, questa può essere interessante, riguarda le aree geografiche. E poi chiudiamo. Le aree geografiche, gli chiedo qua su quale aree geografiche siete orientati. Interessante dire che rispetto al benchmark il portafoglio ha un'esposizione maggiore sui titoli europei e un sottopeso su quelli statunitensi. Non potrebbe essere diversamente, perché prima dell'invasione dell'Ucraina in pratica non si diceva altro, cioè si diceva che questo sarebbe stato l'anno dell'Europa, perché l'Europa sarebbe stata più resiliente in caso di fine dei tassi bassi, cosa che ormai era stata più che annunciata, eccetera, eccetera. Che cosa è cambiato adesso? Adesso è cambiato che c'è la guerra in Ucraina, fondamentalmente. Però, almeno leggendo quello che dicono diversi gestori, continuano a dare credito all'Europa, probabilmente gli danno più credito di quello che gli diamo noi stessi europei. Allora, io concludo qui questa rassegna stampa ricordando alcune cose. La prima, ovviamente chiedo un feedback a chi seguirà questo video, magari di darmi un feedback se gli è stato chiaro, se gli è stato utile, così da ragionare su se continuare a proporre questo format. Ricordo che per chi volesse, insomma, interessarsi a quello che facciamo come Affari Miei, in descrizione qui su YouTube c'è il link della nostra offerta Adesso Comincio Davvero, che è un'offerta orientata a quelle persone che vogliono far parte del nostro club per investire. Un club nel quale sostanzialmente facciamo in maniera molto più organizzata quello che abbiamo fatto adesso con questa rassegna stampa, cioè oltre a fornire i nostri studi, le nostre ricerche, le nostre analisi, portafogli modello e tutte le informazioni che servono agli investitori autonomi che vogliono gestire il proprio patrimonio mantenendo il controllo di quello che fanno, forniamo anche analisi molto più strutturate ovviamente di questa su quello che è l'andamento generale dell'economia, su quello che è il pensiero appunto degli addetti ai lavori, ovviamente tutto declinato in maniera semplificata per chi nella vita durante il giorno fa altro e vuole mantenersi aggiornato attraverso una corretta igienizzazione delle fonti e un filtro rispetto alle notizie che gli interessano davvero. Per qualsiasi altro tema, ovviamente, è possibile continuare a seguire Affari Miei, iscriversi al canale, seguirci insomma sui vari canali social, leggere il blog e approfondire. Attendo feedback ovviamente su questa rassegna stampa, domande o eventuali richieste. Se questo formato piacerà, ci rivedremo probabilmente in seguito, o altrimenti ci rivedremo con la abituale programmazione di Affari Miei su tutti i canali. A presto, ciao!